Gigola al sale. Ingredienti: una spigola non desquamata, 1 kg di sale grosso, un ciuffo di prezzemolo, uno spicchio d'aglio, quanto basta olio extravergine d'oliva e scorza di limone. Eviscerare e lavare bene sotto acqua corrente il pesce. Asciugare bene con un po' di carta oppure con uno strofinaccio. L'importante è che il pesce risulti asciutto. La crosta di sale si può preparare in diversi modi, ad esempio aggiungendo al sale stesso un albume montato oppure delle erbe aromatiche. Quella che vedremo noi è la versione più semplice. Basterà fare un letto di sale in una pirofila, adagiarvi sopra il pesce non desquamato per impedire al sale di appiccicarsi. Inserire nella pancia del pesce uno spicchietto d'aglio e del prezzemolo, se graditi. Ricoprire con molta cura tutta la superficie del pesce con il sale grosso avanzato, modellando accuratamente con le mani ed eventualmente bagnando il palmo per compattare meglio la crosta di sale. Infornare a 180-200 gradi per circa 45 minuti. Il tempo cambia in base alle dimensioni del pesce. Ad esempio, se si desidera fare un pesce di grandi dimensioni per avere garanzie sulla cottura interna della carne, è consigliabile lasciare libera la pinna pettorale o la pinna ventrale e dopo circa un'ora provare a staccarla con le dita. Se viene via facilmente, la carne interna sarà cotta. Nel frattempo si prepara una salsetta a base di foglie di prezzemolo tritato e scorza di limone. Mettere tutto in una ciotolina. E poi allungare con dell'olio extravergine d'oliva ed emulsionare il tutto. Quando la salsa è pronta, metterla da parte. Trascorsi i 45 minuti, togliere il pesce dal forno e lasciarlo riposare una decina di minuti. Dopodiché, con un cucchiaio, rompere delicatamente la crosta di sale e ripulire la superficie del pesce. Togliere il sale in eccedenza nella pirofila con un cucchiaio per avere più libertà di manovra. Ora bisognerà togliere la pelle del pesce. Ci si può aiutare con un cucchiaio o con un coltello, a volte è sufficiente tirarla via con le mani. Se la cottura è stata eseguita in modo corretto, si staccherà facilmente e la carne interna risulterà succosa e compatta. Con due cucchiai sfilettare il pesce e riportare i filetti in una pirofila pulita. Ripetere l'operazione da entrambi i lati, eliminando la lisca. Terminare la preparazione ricoprendo il pesce con la salsa di prezzemolo, limone e olio. Lasciare riposare un paio di minuti per far insaporire e poi finalmente consumare. Questa modalità di preparazione consente al pesce di conservare tutto il suo sapore, per cui non è necessario salare. Buon appetito! Altre informazioni. La spigola o branzino è un pesce d'acqua salata e salmastra. È un pesce magro che oltre ad essere digeribile è ricco di proteine e contiene folati, per cui il suo consumo può essere indicato anche in gravidanza. La maggior parte dei pesci presenti nei punti vendita italiani proviene dagli allevamenti. Dal punto di vista nutrizionale, la differenza tra spigola di mare e quella di allevamento è nella ripartizione energetica. La spigola di mare è costituita per l'80% da proteine, 24-25 grammi su una porzione da 150 e per 17 da lipidi, essendo un pesce di mare apporta anche grandi quantità di iodio. Quella di allevamento apporta per il 57% proteine e 41% lipidi. E ovviamente iodio. Il prezzemolo, presente in molte varietà, differenti per grandezza delle foglie e terzità dell'aroma, è ricco di vitamina C e ferro, per questa ragione l'impiego migliore è aggiungendolo a crudo nelle preparazioni. Contiene anche grandi quantità di potassio, calcio, sodio e fosforo. È sconsigliato per le donne in gravidanza a rischio, in quanto se assunto in una certa quantità può avere un'azione emolitica contratturante sulla muscolatura uterina. Metti mi piace, iscriviti al canale, è gratis. Seguimi anche sul mio profilo Instagram. Grazie.